Ancora un interessante e piacevole appuntamento letterario presso il Caffè al Duomo di Molfetta. Questa volta il sessuologo e psicologo noto al mondo della TV, Willy Pasini, che ha presentato la sua ultima fatica letteraria intitolata La seduzione è un'arma divina, saggio edito da Mondadori. Ne hanno discusso con lui il giornalista Mario Valentino, la presidente dell'Università Popolare Molfettese Ottavia Sgherza Altomare, Pietro Centrone, presidente della Fondazione Valente, e il dottor Domenico Aiello, presidente del Rotary Club di Molfetta. Secondo Pasini, l'arte della seduzione per donne e uomini è innata, ma si adatta a modelli culturali nel corso del tempo. Abbiamo rivolto al sessuologo alcune domande per saperne di più su un argomento così intrigante. A lui è stato conferito il premio Agorà, quale eminente personalità nel mondo della cultura, per aver scandagliato l'animo umano e le sue emozioni. Perché la seduzione è un'arma divina? Perché non è un'arma del diavolo, come mi avevano insegnato, ma invece è un'arma divina perché aiuta a vivere bene. Le persone è meglio che siano seducenti piuttosto che paranoiche, con i dubbi, con i sospetti delle altre persone. È meglio che viviamo in un ambiente seducente. Cambia la seduzione fra uomo e donna? Sì, negli animali la seduzione è maschile. Il pavone è più importante, la pavoncella, il leone è più importante. Mentre nella nostra razza la seduzione è diventata femminile. E la seduzione è cambiata nel tempo? Sì, nella nostra razza dice. Sì. Sì, beh certo, adesso si è molto più seducenti fuori, no? Farsi vedere, molto. Cioè l'intimità è stata sostituita dalla extimità, quindi il fuori, no? E fuori è molto più importante del dentro, purtroppo. E lei come consiglierebbe a una donna di sedurre oggi? Il primo incontro o dopo tanti anni insieme? Perché è diversa. La seduzione nel primo incontro è molto legata alla bellezza. La seduzione nella coppia che dura invece è una seduzione intraconiugale e non extraconiugale.